Nella città di Thnidville, la vita è perfettamente riprodotta. E la natura è svanita da tempo. Ciao, Ted. Oh, ciao, Audrey. Vuoi vedere una cosa forte? Wow, che sono questi? Alberi. Alberi veri. Una volta crescevano ovunque qui intorno. Sì. Quello che vorrei più di ogni altra cosa al mondo è vedere un albero vero e vivo. Dai creatori di Cattivissimo Me. Vero? Che volete, cappottoni? Scoprite che combina. Perciò vuoi sapere degli alberi? Credevo che non ci tenesse più nessuno. Beh, eccomi qui, sono uno che ci tiene ancora. Tutto è cominciato tanto tempo fa, quando per caso ho rievocato una creatura mistica vecchia come il mondo, l'Orax. Ehi! Hai abbattuto tu l'albero? Quello che è? Mi sa che è stato lui. Nel 2012. Devi cambiare le cose. Non ti deluderò. Parti per un viaggio. È una città così bella questa, Ted! Non riesco a trovare una ragione per cui dovresti provare a lasciarla di nuovo. E cambia il mondo. A meno che uno come te non ci tenga molto, niente andrà meglio o sarà risolto. L'ultimo seme di truffola. Non conta che cosa sia, ma ciò che può diventare. Sotto, Teddy! Wow! Vorrei darti subito un bacio! Non c'è tempo per i baci! No, no, un po' di tempo c'è! L'Orax, il guardiano della foresta. E chi ha invitato questa nocciolina americana pelosa? Nocciolina a me? Te ne fico una nel naso! Ehi, non vorrei picchiare una donna! Quella è una donna?